viaggio inizia da Cefalù, distante circa 70 km da Palermo e situata ai piedi di un promontorio roccioso. La cattedrale, costruita dai Normanni, risale al 1131, come pure i mosaici che rivestono l'abside. A ridosso del lato sinistro il chiostro, importante testimonianza artistica del Medioevo siciliano. Interessante il lavatoio medievale. L'acqua scorre da bocca in ghisa e riempie una serie di vasche ricavate in una pavimentazione di pietra, dove si trovano gli appoggi che servivano a strofinare i panni. Palermo ci accoglie con uno dei suoi simboli, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti del 1130, dalle caratteristiche cupole rosse. Accanto, in un rigoglioso giardino, il piccolo chiostro dell'antico convento. Da questo loggiato, situato al primo piano del Palazzo dei Normanni, si accede alla Cappella Palatina, già Cappella Reale, un vero gioiello. La cupola, il transetto e le absidi sono decorate da mosaici bizantini tra i più importanti della Sicilia. Le tre navate sono separate da colonne in granito e il soffitto in legno è decorato con intagli dipinti di stile arabo. Particolare di Porta Nuova, da cui parte la principale via della città. La monumentale cattedrale del 1184 presenta vari stili, frutto degli interventi subiti nei secoli. All'interno le tombe imperiali e reali dei Normanni. Questo l'ingresso sud, con il portico gotico. Tra i preziosi del tesoro spicca la corona di Costanza d'Aragona, capolavoro d'oreficeria medievale. È rivestita di smalti, perle e pietre quali granati, rubini, zaffiri, topazi, graduate nei loro colori. La chiesa di San Cataldo del 1150 circa, molto simile anche nella struttura interna, a San Giovanni degli Eremiti. La chiesa del Gesù, detta Casa Professa, è una delle più importanti chiese barocche della Sicilia. Le pareti sono coperte da marmi, da tarsie, da statue e da arabeschi. L'oratorio, che fa parte del complesso, è un capolavoro del Settecento palermitano. La Martorana è considerata tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia. Questa è la torre campanaria con tre ordini di vicoli. La chiesa non è grande, ma entrando lascia stupefatti. L'interno è sontuoso ed è arricchito da vari gusti artistici. Anche Santa Caterina, chiesa ad unica navata, presenta la fastosa decorazione di marmi e statue di Casa Professa. Lasciamo Palermo con l'imponente Fontana Pretoria. L'edificio alle spalle è la sede municipale. Seguendo la costa nord-occidentale si entra in provincia di Trapani. Ecco la vista a mozzafiato di Castellammare del Golfo, con la piccola penisola su cui sorge il castello Saraceni. Percorsi alcuni chilometri si incontra il minuscolo borgo di Scopello, con le vecchie torri di guardia. E San Vito Lo Capo, dalla lunga baia sabbiosa che arriva alle falde del Monte Monaco,
è una famosa località balneare molto popolare tra gli stessi siciliani. Tra Scopello e San Vito Lo Capo si stende la riserva naturale dello Zingaro. Nei 7 chilometri che separano le due località non corre alcuna strada litoranea, ma si stende un meraviglioso tratto di costa rocciosa intervallato da calette bagnate da acque cristalline. Il paesaggio vegetale, con oltre 700 specie catalogate, è quello della macchia, della gariga palmanana e della prateria mediterranea. La palma nana, simbolo della riserva. Questo è il fiore del cappero, in bocciolo e qui ormai sfiorito. La lucertola siciliana. Trapani sorge all'estremità occidentale della Sicilia ed è nota come la città del sale. Qui delle saline e cumuli di sale posti ad asciugare. Sullo sfondo Erice. Un vecchio mulino dove si macinava il sale, ora adibito a museo. Trapani era famosa anche per la pesca e la lavorazione del corallo, attività praticate tra il XV e il XVI secolo grazie all'abbondanza dei banchi corallini. Degni di nota i misteri, 20 antichi gruppi statuari rappresentanti la passione e morte di Cristo, portati in processione il Venerdì Santo. Gli abiti delle statue sono di stoffa trattata con una mistura di colla e gesso. Vedere Segesta è emozionante. Il tempio intatto appare in un paesaggio spoglio e silenzioso vicino al Monte Barbaro, con un bosco alle spalle. L'edificio risale probabilmente alla fine del V secolo a.C. Si ritiene sia rimasto incompiuto, sia perché le colonne sono prive di scanalature, sia perché nel basamento sono presenti delle bugne, utili per la posa dei blocchi, ma da scalpellare in rifinitura. Il teatro, sede estiva di spettacoli, risale alla metà del III secolo a.C. e si trova sulla vetta del monte, a 400 metri. Da Trapani, in 15 minuti di aliscafo, si raggiunge Favignana, l'isola più grande delle Egadi. L'isola è brulla e con le sue cale, gli scogli e i colori del mare che assumono tonalità incredibili si presenta piena di fascino. L'isola che appare talvolta sullo sfondo è Levanzo. Erice si trova sulla sommità dell'omonimo monte e conserva intatta l'immagine di borgo medievale con le ripide stradine acciottolate. Le mura puniche risalenti all'VIII-VI secolo a.C. Il castello normanno, noto come Castello di Venere, del XII secolo. La chiesa matrice del 1300. Torre Pepoli del XIX secolo. Panorama dall'alto di Erice.
Da Trapani a Marsala, lungo la costa sudoccidentale, si gode il paesaggio delle saline con i romantici mulini a vento. In questa zona si trova lo Stagnone, una vasta laguna dai bassi fondali. E nello Stagnone di Marsala sorge l'isola di Mozia, appartenente ad una fondazione privata. Nell'isola, praticamente deserta, si trovano i ruderi dell'antica città fenicia risalenti alla fine dell'VIII secolo a.C. Il museo, che si intravede tra gli alberi, conserva circa 10.000 reperti, quasi tutti provenienti dagli scavi dell'isola. La giacaranda, albero che adorna piazze e strade di Sicilia. Nel museo di Mazara del Vallo, questa è la piazza principale con il palazzo del seminario, si può ammirare la statua del satiro danzante, rinvenuta nel 1998 nel canale di Sicilia. Si tratta di una statua bronzea dell'arte greca, alta circa 2,5 metri. L'opera viene datata intorno al IV secolo a.C. ed è attribuita a Prassitele. Selinunte e suggestiva, al fascino delle rovine si aggiunge la bellezza del luogo, ricco di vegetazione e con il mare che fa da sfondo. Il tempio è, forse, dedicato a Giunone, capolavoro di architettura dorica del V secolo a.C. Il tempio C, forse dedicato ad Apollo, è più antico, eretto verso la metà del VI secolo a.C. Resti del tempo di Ecate. Continuando lungo la costa sudoccidentale si giunge in provincia di Agrigento. Del sito archeologico di Eraclea Minoa è rimasto ben poco. È splendida la posizione. Da un promontorio alto 75 metri, una bianca costa rocciosa digrada verso il mare. Questo tipo di costa raggiunge la massima spettacolarità poco oltre, nella cosiddetta Scala dei Turchi. Dalla parete di colline gessose si stacca un'incredibile scogliera scolpita dal mare e dal vento in ripiani. In una valle coltivata a mandorli ed ulivi si trova l'area archeologica di Agrigento. I monumenti, tutti in stile dorico, risalgono principalmente al V secolo a.C. Tempio di Giunone. Tempio della Concordia, il meglio conservato. Tempio di Ercole, il più antico, fine del VI secolo a.C. Tempio dei Dioscuri, uno dei simboli di Agrigento. Qui il viaggio finisce, ma l'opera di scavo e di ricerca continua.